ottobre a Rosolina è stato inaugurato il giardino Laudato Si e la cappella Laudato Si. In questo territorio le persone, gli amministratori di 7 comuni si sono messi insieme per un progetto di un'economia, di un nuovo modello di sviluppo che vede fortemente il rispetto della terra e la custodia tra le persone, coltivare e custodire. Qui nasce una cappella vivente che il segno vuole essere un segno di questo nuovo rapporto, di questo nuovo modello economico, anche dopo la pandemia. Papa Francesco ci dice che dalle crisi non possiamo uscire uguali, o peggiori o migliori. Questo vuole essere un segno che noi vogliamo porre per uscire migliori da questa crisi. Ed io lo so che tu... La cerca l'ha dato sì. All'inizio ci ha detto che la violenza che è nel cuore dell'uomo è ciò che riflette nell'ambiente. Quindi allora se i giovani allora vogliono studiare o sapere ciò che possono fare per l'ambiente è di riconoscere questo, è riconoscere il fatto che tutto ciò che succede all'ambiente dipende da come noi trattiamo l'ambiente. Volendo un futuro bello dobbiamo già cominciare oggi, cominciando un modo di trattare l'ambiente, in tre maniere che l'ambiente può assicurarci un bel futuro. L'arte, in particolare la musica, io naturalmente sono di parte, fa in modo di collegare la terra al cielo. Io credo che questo sia fondamentale. La musica poi è un messaggio universale che è un abbraccio per tutti. Contro ogni logico ci sei. Sì, il significato spirituale è che il giardino è dove siamo con il Creatore, con Dio stesso, ma siamo anche in comunità, siamo con le persone accanto a noi e siamo in comunione con la terra. Allora il giardino ha veramente un significato molto bello. Unione col Creatore, unione tra di noi e unione con la terra e tutte le creature della terra. Io no, non so però. Per la comunità credo che sia un onore, ma soprattutto una cosa da prendere in meditazione con le giornate di nebbia, di sole, di pioggia, perché è un patrimonio che abbiamo la fortuna di assaporare in qualsiasi momento e in qualsiasi stagione. Se c'è mai stato...